Ciao Domine, questo è il mio nuovo video. In questo video vi faccio vedere come ho fatto questo smoothie intensissimo. È stato ispirato da una cantante bulgara, se non sbaglio. E praticamente è successo un caso che 2 settimane fa una mia amica aveva chiesto se era russa e mi ha fatto vedere qualche suo video. Si chiama Andrea Sahara. E lì che l'ho scoperto, visto che ha fatto anche un video con Shaggy, è sempre un po' così tanto molto sexy, con questi smoky molto intensi e molto tirati di lato, quindi questo occhio da gatta, magari non sono proprio tanto ampi quanto tirati di lato, con queste sopracciglia finissime che ha. Io ho cercato di riprodurre un suo look utilizzando sempre la pencil technique, però in questo caso un po' sgarrata, non ho utilizzato tutti i pennelli piatti, quindi ho fatto un misto tra i pennelli piatti e i pennelli da sfumatura, e in più ho cercato di utilizzare parecchi pigmenti, quindi vedremo come l'applicazione semplice, comunque anche con un pigmento, non è più difficile di un ombretto. Quindi se vi interessa sapere come l'ho fatto, come ho eseguito questo tutorial così un po' sexy, e seguite il video e ci vediamo alla prossima, ciao! Vi faccio vedere solo l'occhio da vicino, quindi questo smokey intensissimo, tirato di lato, con il punto luce dato da un pigmento sempre viola centrale, quindi qui e qui molto più scuro, e invece nel mezzo un bel punto luce. Niente, spero che vi piaccia e seguite il video. Ciao! Allora, come sempre partiamo con l'applicazione di una base per l'ombretto, in questo caso utilizzo questa qui della Art Deco, che è leggermente densa nel tubetto e leggermente crescente. Come vi ripeto in tutti i video, questa cosa fa aumentare la durata degli ombretti durante le ore successive. L'applico sia sopra che sotto. Ok, come sempre vado ad asciugare la mia base per evitare il fatto che sia un po' appiccicosa con il numero 22 della Essence, che si chiama Block Buster Matte Effect, che è un colore perfettamente color carne opaco, e lo vado ad asciugare la mia palpebra mobile e fissa e anche sotto vicino alle ciglia inferiori con il blending brush della linea standard della Essence. Poi mi prendo un eyeliner pencil e 2 pennellini piccoli di lingua di gatto per poter sfumare la matita che andrò ad applicare successivamente, e comincio a delineare la mia forma. In questo caso, siccome io mi sono ispirata al trucco di questa cantante, che ha questo smokey sempre piccolo, molto allungato e molto intenso, con delle leggere sfumature che vanno verso il sopracciglio, ovviamente la forma sarà delineata in questo modo qui. Infatti vediamo come gli occhi sono completamente trasformati e l'occhio che è nudo fa così estenso rispetto a questo che è completamente incorniciato ed è completo.
Una volta che la forma è pronta, vado ad asciugare come sempre l'area che è rimasta intoccata con, in questo caso, il numero 01 della Kiko, che è un bianco opaco matte, opaco, sia sopra che sotto, e sempre con questo blending brush sfumo leggermente, maggiormente, la matita che ho applicato sotto. La matita che ho preparato prima, infatti, riprende già la sagoma finale dell'occhio, quindi questa parte è molto molto allungata. La parte centrale l'ho lasciata completamente chiara per far sì che in mezzo ci applico questo punto lucidato da un pigmento più chiaro, sempre viola. Ok. Perfetto. Poi prendo la palettina 120 colori e con il blending brush della Sigma, del kit standard, quindi questo qui molto aperto e molto largo, prendo due rosa, sono questi due colori qui, e insieme li vado ad applicare al di sopra del mio disegno, sfumando maggiormente la matita, andando più in alto possibile verso il sopracciglio, perché è l'unico colore, quindi il più chiaro, che andrà fino più in su. Prendo così il colore e lo vado ad applicare. Con i movimenti circolari molto molto leggeri, in modo da creare maggiore sofficità possibile. Ok, riprendo il bianco matte e risfumo i colori tra di loro. Infine, nella lingua di gatto, riprendo i due colori rosati e la stessa cosa la faccio anche sotto. E poi sfumo sempre con il bianco opaco, perché io non voglio, questo smokey è già molto intenso, quindi non voglio rimanere con queste linee nette, deve essere molto molto soft, perché ha già una forma ben delineata, quindi questa allungata, e quindi io voglio rimanere comunque molto soffice nelle sfumature, questa è una cosa importante. Prendo il pennellino a lingua di gatto più piccolo con le setole più lunghe e prendo il pigmento della MAC, che si chiama Push the Edge, che è un viola scurissimo, così, e lo metto nel coperchio un po' la quantità che mi serve, con il pennellino pressando, quindi facendo questo movimento qui, e quello che non mi serve sgrullo, lo prendo sul pennello e lo vado ad applicare. Sempre delineando la parte centrale e lasciandola chiara, quindi mi muovo proprio esattamente dove mi sono mossa con la matita. Appoggio la maggior concentrazione del colore qui, quindi dove l'occhio deve risultare più profondo, e poi lo sfumo verso l'alto e verso l'esterno. E poi con il blending brush, quindi senza utilizzare ulteriori colori, unisco il rosa e il viola tra di loro, sempre per formare questa sofficissima sfumatura. Ok, poi prendo, l'anno scorso avevo avevo acquistato un ombretto in crema della Kiko, che era della collezione, non mi ricordo come si chiamava Samus Eyeshadow, e il mio è il colore 02, che è Violet. Ok, questa colorazione qui. Nel barattolo sembra molto intenso, invece in realtà non è molto molto tenue. Lo prendo con il pennellino AC della linea standard della ELF, e lo applico esattamente in mezzo dove avevo lasciato lo spazio chiaro. Questo crea come se fosse una colla sulla mia palpebra, senza creare gli strati o qualcosa, gli ombretti applicati precedentemente, e mi prepara, mi dà una bella base per l'applicazione di un pigmento. In questo caso io utilizzo il Violet della MAC, che è così,
che è un viola perlato molto bello. Eccolo. E lo vado ad applicare con lo stesso pennello esattamente nella parte centrale dove avevo lasciato questo spazio libero e mi creo questo intensissimo punto luce. Ok, e riparto con il pennello sporco per dare solo diciamo la perla vicino alle ciglia inferiori. L'applicazione degli ombretti è praticamente finita, io adesso vado solo a scurire alcune zone facendolo insieme all'ombretto nero e l'eyeliner. Allora, nella parte interna dell'occhio utilizzo un eyeliner in gel che si chiama Macro Violet della MAC. Qui del MAC ci sono le tonalità viola, non so per quale motivo, che è così. E lo prendo con l'Eyecrease Brush della linea standard della ELF. E lo vado ad applicare all'interno. Poi invece all'esterno, quindi dove è il mio angolo esterno, io mi prendo la Line Angel della Essence, che è il numero 01, Midnight in Paris, che è un numero nero, che è il colore nero, e sempre con lo stesso pennellino lo applico vicino alla toccatura delle ciglia superiori e lo applico anche qui, portandole, unendo due colori insieme. In modo molto soffice. Poi prendo una punta dell'ombretto nero opaco della palettina di 120 colori e lo sfumo qui, sempre per il discorso di non avere nessuna riga precisa. Lo sfumo e mi aiuto a sfumarlo meglio, sempre con il blending brush, ovviamente senza un ulteriore colore sopra. Adesso mi devo ripulire tutta l'area dell'occhio. Sotto lo faccio con l'ombretto bianco, lo 01 della Kiko opaco. Pulisco bene quest'area qui perché deve risultare molto pulita e molto allungata. E invece sopra io mi aiuto e illumino la mia parte di sopra delle sopracciglia con il numero 169 della Kiko, che è un bellissimo bianco con glitter. Adesso questa cosa della telecamera, così ha tantissimi glitter abbastanza grandi, ma sono molto molto belli. Questo ombretto è molto molto coprente e vado ad eliminare la mia parte sotto il sopracciglio. E adesso passo all'applicazione delle ciglia finte, utilizzo le ciglia finte della ELF, si chiama Geometric Lash, se non mi sbaglio, e Dermidoi. Allora, ho applicato le ciglia finte, le ho usate anche col mascara di sotto. Adesso, come il blush, applico questo qui, che è leggermente, anche mi faccio un mescolo tra questo e questo. E la palettina del resto Lauro che ho comprato sinceramente conosco tanti anni fa, non so se esiste ancora questo nome. Così. Io quando avevo applicato il fondotinta avevo già fatto una piccola parte della correzione con un po' di contouring con un colore molto scuro in crema, quindi ho già degli zigomi un pochino più delineati e quindi vado semplicemente a ripassarci sopra con il colore. Così. E mi tengo leggermente così in diagonale per dare questo sguardo un po' aggressivo e un po' sexy, no? Ma non è perché voglio diventare sexy io, perché sexy è la cantante. Così, tengo leggermente al rosato ed è un rosso così un po' cremoso con qualche mini glitterino all'interno. Molto carino. E lo applico direttamente sulle labbra. Come vedete io le labbra quasi senza pigmentazione, sono praticamente di un rosa molto tenere. Chi ha le labbra tanto pigmentate le vuole leggermente cancellare, certo con una punta di correttore oppure anche del fondotinta e cancella un po' il pigmento e poi applica sopra il gloss una volta che si è asciugato il correttore.
niente, questo è il risultato finale, spero che vi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao!